fiato, vai, forte, 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 no, forte, 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 vai, 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 no, vai, 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 ok. Posso? No, aspetta. Devo dire che dice. Valore 0,20. È sotto il limite. Il limite è 0,50. Questo qui è proprio l'etilometro, questo misura esattamente il tasso alcolemico che avete nel sangue semplicemente soffiando il famoso palloncino. Quanti anni hai? 23. Per un neopatentato deve essere zero. Adesso dobbiamo aspettare 10 minuti e rifarlo un'altra volta. Se dà ancora 0,20 sei sanzionabile. Una bottiglia 0,33. Ok, quindi è negativo perché lei è sotto il limite di parecchio. Il nostro primo controllo è il controllo della documentazione e poi andiamo con l'etilometro. È l'etilometro che ci prevede, nel caso in cui questo sia positivo, due prove da eseguire entro 5-10 minuti e poi passiamo, se possiamo utilizzare questo termine, la palla al medico del CERT che procede con tutte le attività che sono proprie, quindi anche a livello di accertamento delle sostanze psicotrope. Anfetamine, cocaina, estasi. Però anche questa sera stiamo vedendo fortunatamente che probabilmente incomincia a venire fuori quella cultura dei ragazzi che scelgono di magari utilizzare la propria serata in maniera diversa. Qualcuno non beve, altri invece magari che vengono scorrazzati bevono. Vai. Adesso stiamo verificando in base al valore che è uscito dal test in che classificazione rientri, comunque sanzionabile. Scegliete una persona che non beve, andate dove volete, scegliete una persona e gli altri bevono. Però è una serata tra amici, capito? Sì, vieni. Si deve inzuppare bene di saliva. Stai scherzando? Come se voi in questa fase della vostra vita prendete gli ormoni vi cambiano, se assumete delle sostanze che noi chiamiamo droghe e anche l'alcol è una droga, il vostro cervello viene cambiato. Passi il braccio e camminate senza fermarsi verso di me. Il secondo equivoco che io voglio togliere dal campo è droghe pesanti, droghe leggere. Non esistono droghe pesanti e droghe leggere. Voi sapete, se studiate nelle diverse culture, ve lo dirà anche il dottor Valente, che ogni cultura ha avuto la sua droga, no? Non mettere le mani in tasca, cortesemente, grazie. Autista, che mappa? Ci sono messi! Mm.
cocaina. La cocaina deriva dalla pianta della coca, fa aumentare da 3 a 6 volte l'increzione di dopamina. E quindi questo è il piacere, la gratificazione che provoca la cocaina. Soltanto che fisiologicamente non abbiamo la depressione, mentre invece con la cocaina abbiamo la depressione che dà l'anedonia, l'incapacità di provare piacere nel soggetto cocainomano. Due giorni fa. Solo quello? Sì. Stavo qualcosa nel telecamera. C'è un altro qualcosa da bere, ci hanno messo... Non so niente. Hai mica fatto l'estasi? Ecstasy? Sì. Quelle che si viene discoteca, le tablette. C'è stato un gruppo di amici che mi fa e dai Federico, è fatta una canna e dai no. E quindi, essendo curioso, ho anche provato con un limite, nel senso che l'eroina non l'ho provata perché so che basta un attimo per caderci. Se vi dovete scambiare qualcosa, scambiatevi un bacetto, scambiatevi i compiti. Poi quando vedi l'immagine di ragazzi senza più il braccio e senza più il naso, un po' ti viene sempre da riflettere, non sono mai cose risentite. No, vabbè, intanto perché basta che si usa una volta e poi c'è la dipendenza continua, cioè non lo so, a me mi sembra una cosa stupida perché alla fine... Non li conoscevo, io ero convinto di venire qui con il pensiero, io so già tutto. A che cosa mi serve questo? L'ho già fatto le medie, l'ho già fatto le elementari, 2-3 volte e basta. In realtà non è così. Non avrebbe senso. Non avrebbe. Perché alla fine per cercare lo sballo, come lo diciamo noi, ti dovresti rovinare la vita, non avrebbe senso. Io lo devo sapere che i capelli ce ne sono invidiosi. Io. E come vedi, guarda te. Questa è roba buona, io sono sicuro che è roba... Tu che fai? Tu nascondi le copine? No. Guarda! Ah! Purtroppo sono anche un dipendente da libertà e quindi non mi piace essere dipendente da niente, per cui alla fine... Mi manchi. Ragazzi, alla fine, com'è andata? Sta a posto, sta bene. Delle persone libere, quindi dovete scegliere. Scegliete con conoscenze vere, non con sentito dire, quindi con consapevolezza, lo dovete sapere, poi scegliete liberamente. Due, non esistono sostanze leggere, sostanze pesanti, l'alcol è una sostanza pesantissima. 3. Il passaggio dall'uso alla dipendenza non è un passaggio di cui voi vi rendete conto immediatamente, ma è un passaggio graduale perché le droghe stesse vanno a agire. Ci vuole raccontare la sua storia brevemente.
Mio figlio Marco è morto in sella alla sua bici, aveva 15 anni appena compiuti, è stato investito. E da quel giorno, oramai sono 12 anni, la mia vita, quella della mia famiglia, è stata stravolta ed è un dolore talmente immenso che è indicibile. Ed è per questo che ci adoperiamo, perché altri non patiscano ciò che noi stiamo patendo. È un monito per gli altri. Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory, raise the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. Take away all my sadness, fill my heart with gladness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my heart with gladness, ease my troubles, that's what you do.